Ciao amici, benvenuti in Cucina con Mauro. Oggi vediamo come preparare la crema pasticcera normale, in senso quella classica. Vediamo gli ingredienti: due uova intere, 90 g di zucchero semolato, se usate l'eritritolo 110, della pasta di vaniglia, una fiala di vaniglia, 60 g di farina 00 e 516 g di latte, che sarebbe mezzo litro. Andiamo alla preparazione. Andiamo a prendere il pentolino, il latte, lo mettiamo dentro tutto, lo facciamo scaldare. Iniziamo con le uova devono essere a temperatura ambiente, mettiamo tutte. Mettiamo tutto lo zucchero una volta. Ok. Iniziamo a mescolare. Ecco che quando lo zucchero è sciolto, mettiamo la farina tutta una volta. Mescoliamo. Adesso mettiamo l'estratto di vaniglia, un pochino più o meno, e la fialetta di vaniglia. Ho messo tutti e due, vedo rimane più gustosa di vaniglia. Mescoliamo, vedo che si amalga tutto. Adesso quando il latte è caldo andiamo a prenderlo per metterlo dentro. Ecco che il latte è caldo, possiamo mettere su un mestolo. Mettiamo un altro. Prendo tutta la massa e la metto dentro. E adesso andiamo sul fornello. Ecco che l'abbiamo messo sul fornello, mettiamo il fuoco, iniziamo a girare finché non si addensa. Ecco che la nostra crema inizia a bollire, c'è un minuto, è pronta. Abbiamo spento il fuoco, andiamo avanti a girare ancora un pochettino. Dopo io ho messo una boule dentro il freezer, che almeno così si abbassa subito la temperatura e la crema rimane bella liscia. Ecco che abbiamo preso la nostra boule del freezer, andiamo a versare tutta la crema pasticcera. Andiamo a mettere la pellicola e la mettiamo in frigo per un paio d'ore. Eccola qua la nostra crema, prima non è partita la macchina, e togliamo la pellicola, come vedete non è rimasto su niente, sulla pellicola, un pochettino appena appena. Adesso andiamo a agitare un pochettino. A mescolarla, ecco, se è bella fredda, ecco, diciamo che è rimasta in frigo circa 3 ore, poi ho fatto altre cose, adesso andiamo pian pianino a mescolarla, ci vediamo dopo. Ecco che la nostra crema è pronta, eccola qua, bella densa, andiamo a trasferirla dentro qua. Poi come tempo che si può conservare, cioè 2 giorni in frigo. Niente, dai, se vi è piaciuta la ricetta lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e questa qua la vedete in un altro video.